Ora, mi sentite? Ditemi se mi sentite. Sì. Allora, dicevo che questa sera abbiamo il nostro caro fratello Pasquale da Sesto San Giovanni e lui continuerà lo studio per l'Apocalisse. Felipe, fammi sapere se mi sentite, perché mi dicono che non si sente. Sì, adesso sì, adesso sì. Ok, ok, quindi... Ricominciamo, chiediamo scusa per questi inconvenienti che purtroppo capitano quando siamo in diretta. Quindi buonasera a tutti, un abbraccio a tutti quanti voi che vi siete messi in ascolto su Cristiani Online. Dicevo che questa sera abbiamo il nostro caro fratello Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni e lui continuerà lo studio che sta portando avanti ormai da diverso tempo e lo studio è quello sull'Apocalisse, ma poi parleremo ancora di questo subito dopo. Voglio dirvi anche che potete seguirci tramite Facebook oppure su YouTube e naturalmente potete seguirci sulle frequenze di Radio Logos che trasmette in tutta la zona del Foggiano, quindi potete ascoltarci in questa maniera. Bene, prima di dare la parola per i canti, voglio questa sera parlare con voi su il perché. Voglio farvi una domanda a tutti quanti voi che vi siete messi in ascolto: il perché sei nato? Vi siete tante volte chieste perché sono nato, no? E certamente la domanda tante volte non ce la possiamo dare perché diciamo non lo sappiamo neanche noi perché sono nato. Invece la parola di Dio ci fa capire il perché sono nato. Allora, il perché sono nato? La prima cosa che sei nato, dal momento che sei nato, che siamo nati, la prima cosa è che abbiamo ricevuto la vita e quindi dobbiamo cominciare ad usarla. E cosa dobbiamo fare per incominciare ad usarla? Dobbiamo incominciare a respirare. Fin quando siamo stati nel grembo della mamma e respiravamo in qualche maniera, ma respiravamo. Ora, dal momento che siamo nati, abbiamo visto la luce del sole, noi incominciamo a fare che cosa? A respirare con i nostri polmoni. E incominciamo poi pian pianino mangiando, poi ma sempre più va avanti, incominceremo anche a camminare. Perché sei nato? Naturalmente siamo nati per crescere. Siamo nati per crescere. Se tutto va bene, se tutto va nella norma, la crescita è un processo naturale. Non è che ti devi impegnare a crescere, no, la crescita è naturale. Piano piano tu cresci da bambino, da neonato, poi diventi un piccolo fanciullo, poi sempre di più, fino a quando poi vai avanti con gli anni. Quindi, se tutto è normale, è un processo naturale che avviene nella vita della persona. Ma a volte, sapete, questo processo naturale può essere fermato da una malattia. Un qualcosa da un incidente, per esempio, una malattia. A volte, sapete, succede anche che questo processo di crescita non inizia mai, perché magari ci sono delle malattie congenite, qualche malformazione che impediscono la normale crescita del bambino. Crescere non è un desiderio. Non è il desiderio di bambino crescere. Qualcuno diceva un po' di tempo fa: voglio rimanere bambino, perché da bambino non hai tante responsabilità. Ma il desiderio di crescere o di non crescere non aspetta al bambino, né tantomeno al genitore che lo sta facendo crescere. È una conseguenza del fatto che siamo nati. Dal momento che noi siamo nati, dobbiamo anche crescere. Quindi, un'altra volta la domanda è: perché sei nato? E un'altra risposta a questo è per riprodurci. Nella parola di Dio ci dice: crescete e moltiplicate. Dio ha creato l'uomo e la donna per popolare la terra. Questo è quello che dice la parola di Dio. Il fatto di riprodursi
era tanto importante nel passato che se una donna non poteva avere figli, questa donna veniva messa in secondo piano, addirittura poteva essere anche cacciata, veniva ripudiata dalla famiglia. Quindi naturalmente l'unica eccezione che si verifica è in coloro che invece non si sposano perché non possono riprodursi. Perché sei nato? E qui arriva la risposta dolente un pochettino, è per morire. È vero, sembra strano, ma noi abbiamo visto fino adesso queste tre caratteristiche, ma ora arriviamo a questa quarta caratteristica, è quella di morire. E la morte non è una cosa che deve farci paura, la morte è una realtà che non possiamo dimenticare. Quindi dal momento che noi nasciamo, noi abbiamo già un appuntamento e non sappiamo quando sarà, ma abbiamo un appuntamento nella nostra agenda, della nostra vita, di questo incontro, in un momento che noi non sappiamo, ma che ce lo abbiamo. Quindi non possiamo dimenticare questo, ci accompagnerà per tutta la vita dal momento della nostra nascita. Se pensassimo un po' di più a questo fatto, io credo che ci comporteremmo con più giudizio. Ma ora voglio anche dirvi alcune cose intorno alla seconda nascita. Noi abbiamo parlato di questa nascita normale, ma ora voglio parlare, cari fratelli che mi state ascoltando questa sera, noi in un determinato momento della nostra vita abbiamo accettato Gesù come personale salvatore e io spero che questa sera quanti si metteranno all'ascolto possano diventare dei figli di Dio attraverso la parola di Dio. Quindi dal momento che tu sei nato di nuovo, è stato per volontà di Dio, egli ci ha generati di sua volontà mediante le primizie delle sue creature. Siamo nati di nuovo per avere la vita eterna. Questa è la cosa fondamentale di tutta la nostra crescita, perché Giovanni capitolo 3 versetto 16 dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico finché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Ma non ci ha creati solo per questo. C'è anche un altro versetto, seconda Pietro 3:18, dice: crescete, sta parlando a noi credenti, dice: crescete invece nella grazia del Signore e Salvatore nostro Cristo. Quindi l'invito del Signore Gesù è quello di crescere nella grazia. Come dei bambini, come abbiamo visto prima, che per un bambino è normale crescere, anche per noi dal momento che siamo nati di nuovo dobbiamo crescere nella grazia del Signore Gesù. Siamo nati di nuovo e sto riportando esattamente quello che ho detto prima, nella vita normale, nella vita spirituale, per riprodurci. Riprodurci. Quindi vuol dire che dobbiamo parlare del Signore, dobbiamo fare in modo che possiamo avere dei figli spirituali. Io questa sera sono qua, ma io posso dire tranquillamente la mia testimonianza, anche per il fatto che c'è Pasqualino Di Nunzio. Io mi sono convertito grazie a una sua predicazione mentre eravamo a Desio sotto la tenda. Quindi lui stava predicando e io mi sono convertito. Ho accettato Gesù come personale salvatore tramite una sua predicazione. E quindi dobbiamo riprodurci, non possiamo rimanere dei credenti sterili, ma dobbiamo cercare di portare al Signore più anime che possiamo. Perché sapete, tutte quelle persone che noi non parliamo potranno andare all'inferno. Quindi è anche nostra responsabilità di fare tutto questo. E poi per ultimo, siamo nati di nuovo per ricevere il premio quando saremo nella città celeste, quando saremo alla presenza di Dio e noi siamo lì per ricevere il premio. Quindi, cari fratelli e sorelle, come cresciamo normalmente nella vita normale, dobbiamo anche desiderare di crescere spiritualmente e di riprodurre, raggiungere, per avere il premio quando saremo alla presenza del Signore. Bene, ora voglio dare la parola a Felipe, così potrà mandare i canti. Vai Felipe. Thank you.
grazia che cresce in me. Sei tu che mi hai cercato, venendo fino qui, dai confini del cielo alla porta del cuore, hai atteso il mio sì. E correrò
Bene, grazie Felipe per questi bellissimi canti che abbiamo potuto ascoltare ancora questa sera. E ora siamo pronti per poter ascoltare la parola del Signore, ma prima vogliamo pregare. Padre Santo, ancora una volta vogliamo esprimerti la nostra gratitudine per quello che fai per noi. Grazie per il tuo sangue che hai versato per i nostri peccati. Grazie perché tu hai mandato il tuo figliolo Cristo Gesù a morire sulla croce per ognuno di noi, affinché grazie alla sua morte noi potessimo vivere. E ora questa sera siamo qui perché siamo ansiosi di poter cibarci di quel cibo che solamente tu ci puoi dare tramite la tua parola. Ti voglio pregare, Padre Santo, che tu possa benedire ancora Pasquale, che tu possa fortificarlo e tu possa usarlo in questa serata in una maniera straordinaria. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, Felipe, vedi se c'è in collegamento Pasquale. Bene, ciao Pasquale, eccoci Ciao, qua, ciao ci siamo. Pasquale. Ciao. Tutto bene, vero Pasquale? Grazie a Dio, sì. Un caro saluto a tutto lo staff e a tutti gli ascoltatori. Sì, difatti io volevo fare anche un saluto in diretta alla sorella Angela Ragno. L'altro ieri siamo stati a pranzo da lei a Vieste, quindi naturalmente saluto tutti quelli che siete all'ascolto in questa serata. Bene, Pasquale, il tema di questa sera è il giudizio, l'Apocalisse e la Babilonia la Grande, il tema principale. Il sottotitolo è Il giudizio della prostituta seduta sulla bestia, giusto? Sì, d'accordo. Bene, bene. Quindi io ti lascio la parola e il Signore ti benedica. Prendi il tempo che ti serve, Pasquale, per poter condividere la parola del Signore. Prego, Pasquale. Cari fratelli, care sorelle, cari amici, e vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Babilonia la Grande, il giudizio della prostituta seduta sulla bestia è il tema del messaggio di oggi, che troviamo nel capitolo 17 dell'Apocalisse, che vedremo insieme. Il capitolo 16 dell'Apocalisse ci mostra i terribili giudizi di Dio, le sette coppe piene dell'ira di Dio che si scateneranno durante la grande tribolazione sull'umanità. I capitoli che seguono fino ad Apocalisse 20 ci descrivono la vittoria di Cristo sui nemici del suo regno. Nel capitolo 17 dell'Apocalisse abbiamo il giudizio contro la grande prostituta che viene chiamata simbolicamente Babilonia la Grande. Se volete aprire la Bibbia e potete leggere con me i primi due versetti di Apocalisse 17. Poi vidi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe, che venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta la grande prostituta che siede su molte acque. I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Abbiamo in questo capitolo due personaggi. Il primo personaggio è una donna chiamata la grande prostituta. È la prima volta che nell'Apocalisse si fa menzione della grande prostituta, sebbene vi siano degli accenni già in Apocalisse 14, versetto 8 e capitolo 16, versetto 19, sotto il nome simbolico di Babilonia la Grande. Questa seduttrice ci viene presentata come una donna e come una città, poiché è chiamata anche Babilonia la grande città, la potente città. L'angelo precisa al versetto 18 di questo capitolo che stiamo meditando: la donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. I capitoli 17 e 18 riguardano il giudizio di Dio sul sistema politico
e quello religioso che hanno dominato sugli uomini. Il capitolo 17 con la grande prostituta ci descrive la Babilonia religiosa. La prostituzione simboleggia l'idolatria e l'apostasia religiosa, come vediamo anche nei profeti dell'Antico Testamento. Il capitolo 18 invece parla delle implicazioni politiche e economiche di Babilonia. Il termine Babilonia, usato in questi due capitoli, non si riferisce sempre ad una località geografica, ma viene usato anche in senso metaforico per indicare la confusione e la mescolanza fra religione, potere politico ed economico. Possiamo vedere nella grande prostituta la cristianità mondana e apostata, la madre delle abominazioni della terra. Nell'Antico Testamento, quando si parla di fornicazioni o di adulterio in senso metaforico, si parla sempre dell'infedeltà religiosa del popolo di Israele, con il quale Dio ha stretto un patto paragonato al matrimonio, patto che la sposa infrange quando abbandona Dio per darsi all'idolatria. Nel Nuovo Testamento troviamo le stesse immagini. Sappiamo che la Chiesa è la sposa di Cristo, ma quando abbandona la verità e diventa mondana, essa diventa adultera. Giacomo chiama nella sua lettera gente adultera i cristiani che sono amici del mondo. La Chiesa diventa una grande prostituta quando, invece di perseverare nella fedeltà a Cristo, suo sposo, suo Redentore, lo rinnega, facendo alleanza con il mondo. Vediamo al versetto 3 che la prostituta era seduta sulla bestia, e questo sta a significare che la dirige, la domina. Leggiamo queste parole: egli mi trasportò in spirito in un deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e che aveva 7 teste e 10 corna. La prostituta siede su molte acque, cioè esercita un'autorità religiosa, un dominio sopra popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Con lei hanno fornicato i re della terra. La Chiesa infedele si distingue anche per il suo connubio con il potere politico. Nel corso della storia ha sempre cercato e cerca ancora oggi di imporsi come religione di Stato e di assoggettare quest'ultimo alle sue pretese. Questo modo di fare troverà il suo culmine alla fine dei tempi. La donna appare sostenuta dalla bestia, ossia dal potere politico. Essa cercherà l'appoggio dei re della terra. La Chiesa di Cristo, cari fratelli, ha il compito di predicare il Vangelo, non di dominare lo Stato o di appoggiarsi al braccio secolare. Le autorità secolari hanno il compito di tutelare la libertà, i diritti di tutti, non di invadere il campo religioso, ponendosi al servizio della Chiesa. La Chiesa deve dare ai popoli il puro Vangelo di Cristo. Divenuta infedele, invece, essa ha dato loro da bere il vino della sua prostituzione. Cioè un insegnamento misto di verità e di menzogna, ossia un Vangelo adulterato, un cristianesimo in cui all'autorità della parola di Dio si è sostituita quella della tradizione della Chiesa. Fin dai tempi dell'imperatore Costantino, il paganesimo è penetrato nella Chiesa. I popoli hanno bevuto volentieri questo vino adulterato. Gli abitanti della terra sono stati inebriati del vino della prostituzione. Alla spiritualità cristiana è subentrata una religione di forme, apparenze, senza
sostanza. La donna era vestita di porpora e di scarlatto. Al versetto 4 leggiamo: e la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, in mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. Vedete, miei cari, nella misura in cui la Chiesa si è allontanata dalla purezza del Vangelo, si sono manifestati in essi gli splendori esterni del culto, lo sfarzo dei paramenti. La porpora e lo scarlatto sono colori che simboleggiano regalità e ricchezza. La donna è presentata qui come una prostituta che si è arricchita con il suo commercio malvagio. Essa aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. Si tratta di un insegnamento religioso e morale inquinato e adulterato e di una mondanità ripugnante. Il calice d'oro ci parla dell'enorme ricchezza della prostituta, ma il suo oro è contaminato dal sudiciume della sua immoralità. Vediamo ancora che la prostituta aveva un nome scritto sulla fronte: Babilonia la Grande. Versetto 5. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. La parola mistero qui serve forse ad indicare che il nome Babilonia non va inteso in senso geografico, ma in senso simbolico. Il mistero è costituito forse dal fatto che la bestia appoggerà pienamente la prostituta e insieme eserciteranno una grande influenza su tutta la terra. Babele o Babilonia deriva da un termine che significa mescolare, confondere. Subito dopo il diluvio, Dio aveva dato un ordine: crescete, moltiplicate, riempite la terra. Ma gli uomini si ribellarono a Dio e lo sfidarono con la costruzione della torre di Babele. Dio li giudicò e li disperse per tutta la terra, confondendo le lingue. Così l'unità della razza fu spezzata. Le nazioni da loro sono divise per razza, lingua, religione ed altro ancora. Ma alla fine dei tempi, gli uomini, sotto la guida dell'Anticristo, sfideranno ancora Dio, creando un'altra Babele. Nel campo politico vi sarà un impero universale rappresentato dalla bestia, come vediamo in Apocalisse 13. Nel campo religioso vi sarà un'unica religione umana rappresentata da Babilonia, la grande prostituta, come vediamo nel capitolo 17 dell'Apocalisse. Nel campo economico vi sarà un'organizzazione centrale per il commercio e l'industria, rappresentata da Babilonia, la grande città, come vediamo in Apocalisse 18. L'Apostolo Paolo, parlando della vera Chiesa, la presenta come una casta vergine fidanzata a Cristo, mentre qui la Chiesa infedele e apostata è chiamata Babilonia la Grande, la madre delle prostitute. Anziché predicare il Vangelo, essa è scesa a compromessi con il mondo e ha abbandonato la sana dottrina per curare i propri interessi temporali. All'autorità della parola di Dio si è sostituito il magistero della Chiesa con false dottrine e dogmi inventati per piacere agli uomini. La vera Chiesa di Cristo deve rifiutare ogni compromesso politico e religioso con il mondo. Ogni cedimento viene considerato dal Signore una forma di prostituzione spirituale. Allora, vorrei riaffermare questi concetti. Babilonia, la prostituta, è la figura del mondo religioso apostata.
Essa simbolizza la Chiesa infedele che, anziché rimanere unita a Cristo, si è prostituita col mondo. Vedete, miei cari, Satana cercherà di imitare Dio, non solo opponendo al Cristo l'anticristo, allo Spirito Santo, il falso profeta, ma anche alla vera Chiesa opporrà la prostituta, la falsa Chiesa. La Chiesa, abbiamo detto, è la sposa di Cristo. La prostituta invece è la moglie dell'anticristo. Essa ha commesso il più vergognoso adulterio spirituale, rigettando Cristo e unendosi all'anticristo. Alla fine dei tempi, il mistero della donna sarà rivelata, la prostituta sarà smascherata e i suoi crimini saranno manifesti. Babilonia, allora, miei cari, non sta ad indicare una sola chiesa infedele, una sola religione, ma tutti i sistemi religiosi, le eresie, le sette, la cristianità che ha commesso adulterio spirituale, la falsa religione universale della quale il falso profeta sarà il capo. Babilonia rappresenta la chiesa apostata e nominale che, pur dichiarando di appartenere a Cristo, ha commesso nel corso della storia adulterio spirituale, prostituendosi con il mondo, con i suoi falsi valori, con i suoi governi, le sue ideologie. Ci troviamo di fronte ad un ecumenismo religioso, ad una falsa unità non basata sulla parola di Dio, ma su compromessi e ideologie umane. Vi ricordate, cari fratelli, che Gesù, prima di morire, pregò per una vera unità fra i credenti. Ma di quale unità Gesù parlò? La Chiesa Cattolica pensa di risolvere il problema invitando tutte le religioni a ritornare all'ovile, ossia nel suo seno. Il Consiglio Ecumenico Mondiale invita tutte le chiese a dei compromessi pur di formare l'unione fra ogni organizzazione che si dice cristiana, al fine di realizzare l'unità. Insomma, l'ecumenismo accetta di fare a meno delle verità rivelate dalla Scrittura per cercare di ottenere ad ogni costo un'unità esteriore. L'unità dello Spirito, per la quale Gesù pregò, invece, non è quella puramente organizzata ed esteriore, creata dagli sforzi dell'uomo. Non si tratta del sincretismo o dell'ecumenismo tanto di moda oggi, ossia del tentativo di unire tutte le religioni o le chiese in un grande calderone. L'unità per cui Gesù morì e pregò, cari fratelli, cari amici, è quella creata dallo Spirito Santo. Essa è in Cristo. Se partecipiamo alla sua vita, siamo anche uniti fra di noi. Si basa sul sacrificio di Cristo, sulla sua parola, si basa sul fatto che tutti i veri credenti hanno la stessa vita, quella di Cristo, lo stesso Spirito, la stessa fede, la stessa relazione con il Padre, con il Figlio. Tutti i veri credenti, in virtù del battesimo dello Spirito Santo, formano un solo corpo, la Chiesa, il cui capo supremo è Cristo. Al versetto 6 vediamo che la donna è ubriaca del sangue dei santi e dei martiri. E vidi la donna ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. Cari amici, cari fratelli, la falsa religione purtroppo ha ucciso milioni di credenti nel corso della storia. Il falso sistema religioso della fine dei tempi sarà ancora più micidiale. La Chiesa apostata si distinguerà al tempo della fine per le sue persecuzioni contro i veri cristiani che rifiuteranno di adorare l'anticristo. Questa donna rappresenta, ripeto, la Babilonia religiosa, la Chiesa ecumenica e apostata, che abbraccerà i non credenti, la cristianità nominale e tutte le religioni.
al posto di Dio vengono messi i valori umani e ogni sorta di deviazioni. L'anticristo si appoggerà alla falsa chiesa per mantenere il suo potere. Infatti, il secondo personaggio che vediamo in questo capitolo è la bestia. Ma chi è questa bestia? Al versetto 7 leggiamo: e l'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, la quale ha le 7 teste e le 10 corna. La bestia, cari amici, cari fratelli, è la stessa che l'apostolo Giovanni aveva visto sorgere dalle acque in Apocalisse 13. Si tratta dell'anticristo che dominerà il mondo durante la tribolazione. Infatti al versetto 8 leggiamo: la bestia che hai visto era e non è, e deve salire dall'abisso e andare in perdizione, e quelli che abitano sulla terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era e non è e verrà di nuovo. Abbiamo qui forse l'allusione anche alla falsa guarigione miracolosa dell'anticristo, che riapparirà come per una specie di risurrezione, come leggiamo in Apocalisse 13. La ferita della bestia guarisce in modo miracoloso. Il mostro riprende vita e mostrerà una malvagità mai vista prima. Deve salire dall'abisso, ossia deve essere animato da uno spirito diabolico e manifestare un'astuzia d'inganno e un furore anticristiano, che sono descritti sia dall'apostolo Paolo in Seconda Tessalonicesi 2, sia dall'apostolo Giovanni in Apocalisse 13. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita, si meraviglieranno nel vedere risorto il potere dell'anticristo e adoreranno la bestia. Le 10 corna della bestia avranno uno stesso pensiero e si metteranno a disposizione dell'anticristo, metteranno a sua disposizione la propria potenza e autorità. Al versetto 12 leggiamo: le 10 corna che hai veduta sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale assieme alla bestia per un'ora, ossia per poco tempo. Si tratta di 10 capi degli stati che formeranno una coalizione e che poi cederanno il loro potere all'anticristo, che durerà un breve tempo. Costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia, dando luogo alla formazione di un impero mondiale. E poi leggiamo che l'anticristo combatterà contro l'agnello, contro Cristo, ma sarà sconfitto. Al versetto 14 leggiamo queste parole: costoro combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori, il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Qui vi è un riferimento alla battaglia di Armageddon, che sarà l'ultima battaglia della storia, dove Cristo distruggerà tutti i suoi nemici. In Apocalisse 16, versetto 14, leggiamo che degli spiriti di demoni impegnati per radunare i re di tutto il mondo per la battaglia del gran giorno di Dio. Vediamo questo. In Apocalisse 19, 19, l'apostolo Giovanni vede la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per muovere guerra all'agnello, a Cristo e al suo esercito. Ma Cristo li vincerà. Avrà la vittoria, perché egli è il Re dei Re e il Signore dei Signori. Diamo gloria al Signore, cari fratelli, cari amici, perché lui è il vincitore. Lui è il sovrano e al di sopra di tutti i re e al di sopra di tutto. Anche i credenti saranno associati alla sua vittoria. Essi sono i chiamati
dal Signore, sono gli eletti, sono i fedeli. Poi vediamo il giudizio della prostituta al versetto 16. E le 10 corna che hai vedute e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda. Ne mangeranno le carni e la consumeranno nel fuoco. Prima di combattere contro Cristo, l'anticristo vuole sbarazzarsi anche della falsa chiesa ecumenica mondiale, che ostacola forse i suoi progetti diabolici. Dopo aver usato il falso sistema religioso per raggiungere i suoi scopi e ottenere il controllo del mondo, l'anticristo si ribellerà a questo sistema e con l'aiuto dei 10 re lo distruggerà. Romperà il patto con la prostituta, con la falsa chiesa di cui si era servito per estendere il suo regno e la perseguiterà. Non avendo più bisogno del suo appoggio, cercherà di eliminarla e dirà: la religione sono io, e si farà adorare come Dio. Richiederà pieni poteri per sé e per il culto esclusivo della sua persona. La Chiesa, diventata mondana e corrotta, riceve la sua punizione per mezzo dei re e della bestia sui quali si era seduta. In questo modo essi compiranno la volontà di Dio. La Chiesa infedele sarà spogliata dei suoi beni e dei suoi tesori e sarà odiata. Leggiamo al versetto 17: poiché Dio ha messo in cuor loro di eseguire senza saperlo il suo disegno e di avere un medesimo pensiero e di dare il loro regno alla bestia, cioè all'anticristo, finché le parole di Dio siano adempiute. Un giudizio terribile da parte di Dio. Riassumendo, quali implicazioni ha questo messaggio per noi oggi? Quali riflessioni possiamo fare? Prima implicazione: la Chiesa, colonna e sostegno della verità, chiamata a presentare la verità del Vangelo al mondo, ha prodotto invece con il suo vino adulterato milioni di cristiani di nome, che in realtà ignorano il messaggio del Vangelo e che non hanno una vera fede in Cristo. La prima caratteristica della falsa chiesa è l'infedeltà. Essa era la sposa di Cristo, purtroppo è divenuta una prostituta che ha abbandonato il suo sposo per darsi ad amori impuri. Essa ha preferito fornicare con i re della terra, si è seduto sulla bestia coperta di nomi di bestemmie. Il suo ornamento doveva essere la luce della verità, la luce di Cristo, lo splendore spirituale. Invece ha preferito lo scarlatto, l'oro, le pietre preziose, le perle, il culto fastoso per attirare le moltitudini. Doveva essere la città di Dio ed è divenuta una mondana Babilonia. Doveva predicare al mondo la buona notizia della salvezza, invece il calice che essa fa bere alle nazioni è pieno di abominazioni, ossia di dottrine false, di comandamenti umani, di idolatrie, di superstizioni. Doveva manifestare al mondo l'amore, invece si è inebriata del sangue dei testimoni di Gesù. La Bibbia invita tutti i credenti a non fare alleanza col mondo. Il Signore ci chiama a coltivare la fedeltà verso Cristo, la spiritualità, la semplicità, l'amore fraterno verso tutti i credenti. Ci invita a fuggire la mondanità. Seconda riflessione: purtroppo quello che le persecuzioni contro la Chiesa primitiva non avevano ottenuto, l'ha ottenuta la mondanità, che penetrò in essa nel corso dei secoli. La Chiesa, anziché cristianizzare i pagani, si è mondanizzata. Vedete, miei cari, viviamo oggi in una società caratterizzata dal secolarismo, dal postmodernismo, una società che esalta l'uomo al posto di Dio, esalta il materialismo, la ricerca del piacere. Si tratta di una società che rifiuta ogni verità assoluta
ed esalta il relativismo, sia nel campo della dottrina biblica, sia nel campo dell'etica. Dobbiamo riaffermare oggi l'unicità di Cristo in un mondo sempre più pluralista. Egli è il solo salvatore. Cari fratelli, cari amici, le religioni non possono salvare. Dobbiamo respingere sia il relativismo, che considera tutte le religioni come via di accesso a Dio, sia l'ecumenismo e il sincretismo, che cercano di mescolare la fede in Cristo con altre credenze, religioni, filosofie. Gesù Cristo è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Terza riflessione. Mai come oggi pullulano eresie, falsi dottori, dottrine sbagliate. Anche in certi ambienti religiosi, teologi liberali respingono le verità fondamentali della fede, come l'ispirazione, l'autorità della scrittura, la divinità di Cristo, la sua incarnazione, l'efficacia della sua morte espiatoria, la sua risurrezione, il suo ritorno in gloria, negano il cielo, l'inferno, la perdizione eterna, l'esistenza del diavolo. Le nazioni occidentali, cosiddette cristiane, oggi sono in piena apostasia, dominate dal materialismo. Come è pericoloso scherzare col fuoco, così è pericoloso fare dei compromessi con il mondo. Vedete, miei cari, siamo chiamati a fuggire la corruzione della società raffigurata simbolicamente da Babilonia. In Apocalisse 18, versetto 4, leggiamo: «Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi». Siamo chiamati a non amare il mondo, a non conformarci alla sua mentalità. Nella scrittura, la parola mondo non viene usata solo per indicare il globo terrestre, il creato, ma viene anche usata con un significato moralmente cattivo. Che cos'è il mondo? Il mondo è l'ordine satanico, il sistema di falsi valori, dominato dal peccato e adottato dalla società umana che è organizzata senza il Signore. Esso è sotto il potere del maligno. Nel passato, nonostante tutto, alcuni valori e principi morali venivano accettati dalla maggior parte delle persone. Oggi invece assistiamo al crollo dei valori tradizionali. Molti codici morali di un tempo sono stati aboliti, senza essere stati rimpiazzati da altri. Ognuno ha la sua morale, il suo codice di comportamento, la sua etica. Non vi è più, come dicevo prima, una verità assoluta. Tutto è lecito. Tutto è permesso. Sociologi e teologi liberali mettono in discussione quelli che erano i principi tradizionali, contribuendo a creare una nuova morale della sessualità, della famiglia, del lavoro e dei vari aspetti dell'esistenza. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Filippi, chiama la società una generazione storta e perversa. Scrive così a capitolo 2, versetti 14 e 15: «Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili ed integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita». Di fronte a questo tipo di società corrotta e malvagia, cari fratelli, cari amici, vi è un popolo nuovo, la Chiesa, la città posta sopra un monte chiamata ad essere luce e sale. Da una parte i figli di Dio, i veri credenti, dall'altra una generazione storta e perversa. Da un lato i salvati, dall'altro i perduti. Dobbiamo avere un'etica biblica, un'etica fondata sulla parola di Dio. Siamo chiamati ad avere uno stile di vita cristiano.
Dobbiamo, cari fratelli, avere il coraggio di essere diversi, differenti, di avere una condotta diversa, santa, separata dal male. Siamo chiamati a non vivere come i pagani. Siamo chiamati, come scrive l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 2, versetto 15, a non amare il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Quinta riflessione, quinta applicazione. Dobbiamo guardarci da una religione esteriore e mondana. Dobbiamo fare attenzione alla nostra vita. Gesù Cristo contestò la religione. Egli denunciò la religione esteriore formalista del suo tempo. In Matteo 23 leggiamo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapine e di intemperanza. Guai a voi, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa, di morti e di ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, mentre di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Dobbiamo fare attenzione alla nostra vita. Il vero cristianesimo, fratelli, amici, non è fatto di apparenze, di pratiche esteriori, ma è Cristo stesso, è vita. Una religione che non cambia l'uomo dall'interno, che non lo trasforma, non ha nessun valore. Non basta avere un calendario ecclesiastico e osservare certi riti. È necessaria una purificazione interiore operata da Cristo. È la personalità che deve essere cambiata. Cristo ha affermato che dobbiamo ravvederci, dobbiamo cambiare. Abbiamo bisogno di cambiare. Egli disse: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Gesù denunciò ancora la superficialità religiosa. Egli disse queste parole che troviamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 7, versetto 6. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto. Vedete, amici, è possibile avere una forma religiosa ed essere perduti. Gesù Cristo infine denunciò una religione poggiata sulla tradizione e sui precetti umani, anziché sulla parola di Dio. E sempre nel Vangelo di Marco, nei versetti 8 e 9, leggiamo: voi lasciate il comandamento di Dio, siete attaccati alle tradizioni degli uomini. Come sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione degli uomini? Possiamo paragonare il cristianesimo ad un torrente che man mano che scende dalla sorgente diventa torbido. Gli uomini, col passare degli anni, hanno aggiunto dottrine e pratiche umane alla purezza del Vangelo. Ripeto, la Chiesa, anziché predicare il Vangelo, è scesa a compromessi e ha abbandonato la sana dottrina. Come per bere l'acqua limpida dobbiamo andare alla sorgente, così per trovare la verità dobbiamo andare alla fonte. Dobbiamo andare al Vangelo. La vera fede, miei cari, poggia sull'insegnamento della parola di Dio. Per questo la predichiamo. La religione purtroppo è divenuta un insieme di tradizioni e precetti umani. Questo tipo di religione però ha deluso gli uomini. Nel nome della religione si sono combattute guerre, si sono uccise delle persone. Molti oggi non vogliono più sentire parlare di Dio proprio perché disgustati e delusi, ma questo tipo di religione non è il vero cristianesimo, ma ne è solo una caricatura. Ecco perché bisogna tornare alla fede biblica e respingere tutto ciò che è stato aggiunto dall'uomo.
Bisogna uscire da ogni sistema umano religioso e tornare alla purezza del Vangelo. Prima di terminare, caro amico, Dio non vuole che tu metta la tua fiducia in una lista di regole, in una religione, ma in una persona straordinaria, unica al mondo. Vuole che tu conosca il suo figlio Gesù Cristo. Egli è vivente ora. Egli è venuto circa 2000 anni fa sulla terra. Morì sulla croce per salvarti da una vita vuota ed inutile. Vuole entrare nella tua vita e riempire il tuo vuoto interiore. Gesù Cristo ti ama. Finora forse sei vissuto lontano da Lui. Cambia direzione, volgiti a Lui, affidati a Lui interamente. Lascia che Egli venga nella tua vita. Aprigli il cuore. Egli ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Caro amico, non c'è un'altra via. Le religioni, qualsiasi religione, non può salvarti. Si può essere religiosi, frequentare pratiche religiose, ma essere perduti. Le opere buone, le penitenze, l'elemosina, l'andare in chiesa non ci salvano. Siamo salvati per grazia, mediante la fede. Le opere sono una conseguenza della fede che salva. Cristo è l'unico salvatore. Vai al di là degli uomini, vai per la fede a Cristo. Poni ora la tua fiducia in Lui e tu sarai salvato per sempre. Amen. Amen, Pasquale. Grazie, grazie Pasquale. Come al solito sei stato molto, molto chiaro e credo che le persone, i credenti che hanno ascoltato, abbiano afferrato quello che hai voluto dire a loro questa sera. Noi ci vediamo alla prossima settimana ed è sempre un piacere vederti e comunque ascoltarti. Che il Signore ti benedica grandemente per l'opera che stai facendo, per la conduzione anche della Chiesa di Sesto San Giovanni. Quindi un abbraccio a te e naturalmente alla moglie. Che il Signore vi benedica grandemente. Un abbraccio anche a te e a tutti voi. Grazie Pasquale, grazie Pasquale. Bene, Pasquale, io ogni tanto mi viene in mente di chiamarlo Pasqualino, ma Pasquale è stato veramente bravo nell'esporre questo tema, perché è un tema per molti è complicato andare a leggere l'Apocalisse, ma Pasquale con la sua bravura di sempre è riuscito a spiegare molto molto bene questo tema. Bene, siamo giunti alla fine, ma volevo ricordarvi alcune cose che Salvati per Servire sta facendo ancora in questi giorni. Sappiamo che anche se ormai la televisione ne sta parlando un pochino meno, anche i giornali ne stanno parlando meno, la guerra in Ucraina non è certamente finita. L'emergenza ucraina c'è ancora. Noi siamo presenti ancora in Ucraina come gruppo, come associazione di Salvati per Servire. Stiamo continuando a portare avanti il progetto Elia, quello di fare pacchi e poterli portare poi in Ucraina. E stiamo continuando a lavorare, ma Salvati per Servire, lo abbiamo detto un sacco di volte, non è solamente portare aiuti umanitari. Salvati per Servire, lo scopo principale nostro è quello di predicare il Vangelo. E oggi lì in Ucraina, Corrado, che è ancora presente lì con la famiglia in Ucraina, ha avuto un incontro evangelistico, quindi ha potuto predicare la parola di Dio, perché questo è lo scopo principale di Salvati per Servire. Poi tutto il resto viene insieme a questo. Corrado ha potuto predicare la parola di Dio e speriamo che le persone aprano il cuore all'insegnamento della parola di Dio. Domani ci saranno ancora due incontri evangelistici lì in Ucraina. Preghiamo che il popolo ucraino, oltre ad essere sfamato, aiutato economicamente con il cibo, con i vestiti, con questi pacchi dono, possa essere cibato dalla parola di Dio. E noi quello stiamo facendo in questa occasione. Siamo giunti al termine.
Io vi devo lasciare, ci sentiremo domani sera, perché domani sera ci sarò io e vi voglio anticipare il tema. Domani sera parleremo dell'ansia, la seconda parte dell'ansia. Tutti, bene o male, viviamo nell'ansia. Come possiamo venirne fuori? Domani sera vedremo alcune risposte. Vi dico subito, non sono un medico, quindi non vi aspettate che vi possa prescrivere delle medicine, ma nella Bibbia è l'unico rimedio per porre fine a una vita piena di ansia. Andiamo alla Bibbia e anche domani sera vedremo quello che il Signore ci dirà anche attraverso questo tema, l'ansia. Quindi vi do l'appuntamento a domani sera e io naturalmente vi do un abbraccio grande grande. Domani sera avremo anche un collegamento dall'Ucraina insieme con Corrado. Quindi buonasera e buonanotte a tutti quanti voi. Lassù del mio domani di perdì vivo qua giù, nulla so del suo splendore, il mio cielo non sempre blu. Il futuro non mi spaventa, perché so che il mio Gesù è con me lungo il cammino, egli sa quel che avverrà. Nulla so del mio domani, poco ancora comprende il cuore, ma io so che pur domani mi terrà per man Gesù. Signore, sappiamo che tu sei con noi ogni giorno. Per questo ti diciamo grazie. Il sentiero splende più bello, tutto d'un sembra il cammino, più leggero diventa il peso. Nel mio cuore c'è gioia al fine, brilla il sole sempre più vivo, più non c'è per me il dolore, splende in cielo l'arcobaleno. E mi dà speranza al cuore. Nulla so del mio domani, poco ancora comprende il cuore, ma io so che pur domani mi terrà per man Gesù. Nulla so del mio domani, poco ancora comprende il cuore, ma io so che pur domani mi terrà per man Gesù. Nulla so del mio domani,
o portar la povertà, ma chi dà la vita ai figli ogni dì vicini sta. Il sentier forse nel buio e nel duol sarà quaggiù, ma il mio cuore sarà al sicuro perché c'è con me Gesù. Nulla so del mio domani, poco ancora comprender può, ma io so che pur domani mi terrà per man Gesù. Prender cuore, ma io so che pur domani mi terrà per man Gesù. Il Signore mi terrà per la mano.